spuntano così all'improvviso, cosa fai? Dici no? Però questa fregatura qua è... C'è una luce? No, no. Perché non c'è più un'idea originale. Facciamo un programmissimo il tempo, un po', e leviamo tutti sti nuovi qua, grassi, morbi, no, è salito il colonnello Albertino. Ma non fare il decamadocuzzone. Tutto il papà bidello, la mamma che piscia sulle pagine gialle. Ma non è vero, ma una roba. È una butade. Ma che butade? Tua madre è una butade. Aiuto! Che è successo? Aiuto! Ale, ma che cazzo? Aiuto! Sei cresciuto! Senti, invece, scusate, parliamo di robe intelligenti perché sapete che WikiLeaks ha liberato a la parola, ha pubblicato. Sì, però era un termine un po' più tipo pubblicato. 007. No, era diffuso, non mi veniva la parola. Questa notizia che praticamente spiavano Berlusconi da tanto tempo. Sì, sono quasi tutti morti di seghe, tra l'altro quelli che ascoltavano le sue chiamate. Infatti, secondo me, in realtà loro volevano soltanto vedere con quanta figa riusciva a andare un miliardario italiano. No, il problema è che riuscire a strappolare le frasi di Berlo di mezzo a... Io in realtà ho una teoria, secondo me loro stavano spiando Berlusconi per copiarcelo e fare Donald Trump. Come si suol dire da queste parti, se ciapa avanti.